Caridina Lugemanni Crystal Red e Crystal Black. Guida dettagliata. Cura, dieta e allevamento. I gamberetti ornamentali della specie Lugemanni Crystal Red e Black sono di solito il secondo tipo di caridine che le persone acquistano, ma solo nel momento in cui hanno maturato un'adeguata esperienza nell'allevamento degli stessi. Sono più difficili da allevare rispetto alle normali Neocaridina Davidi e non dovrebbero essere acquistati da hobbisti alle prime armi. Tutto ciò che viene descritto in questo video riguardo alle Crystal Red, CRS, vale anche per le equivalenti Crystal Black, CBS. Hanno bisogno esattamente delle medesime cure e non risulta necessario creare una guida separata. Storia del gamberetto Crystal Red. Nel 1993, il signor Isayasu Suzuki ha accidentalmente ottenuto un insolito gambero rosso in un lotto di circa 1000 gamberi neri, e ne è rimasto affascinato. Durante altre selezioni ha ottenuto altri gamberetti di colore rosso. Questo gli ha dato l'idea di selezionare e migliorare il gene rosso, quindi ha deciso di incrociare tra di loro solo esemplari con strisce rosse. Dopo molti cicli di allevamento selettivo, ha finalmente ottenuto una vera Caridina Lugemanni, ex Cantonensis, di colore rosso. Nel 1996 la chiamata Crystal Red gli è stato assegnato un brevetto per questa selezione recessiva della normale B-Shrimp. A quel tempo, il signor Isayasu Suzuki aveva diverse migliaia di gamberetti con strisce rosse e bianche, che divennero in breve tempo molto popolari tra gli allevatori di gamberetti. Da allora il gamberetto Crystal Red è stato ulteriormente perfezionato sia dal suo creatore, sia da altri allevatori, al fine di produrre esemplari con macchie bianche più grandi e colorazione rossa più intensa. Brevi note sui gamberetti Crystal Red. Nome: gamberi rosso cristallo. Nome scientifico: Caridina Lugemanni, ex Cantonensis. Dimensione del serbatoio ottimale: circa 40 litri. Mantenimento: difficoltà media. Allevamento: difficoltà media o alta. Dimensione: da 2,5 a 3 cm. Temperatura ottimale: da 21 a 23 gradi centigradi. pH ottimale: da 6,6 a 6,9. GH ottimale: da 4 a 6 con valori massimi da 3 a 7. KH ottimale: da 0 a 1 con valori massimi da 0 a 4. TDS ottimale: da 140 a 160 con valori estremi da 100 a 250. Nitrato: meno di 20 ppm. Dieta: mangiatore di alghe onnivoro. Temperamento: tranquillo. Aspettativa di vita: da 1 a 2 anni. Colore: bianco e rosso. È noto che la Caridina Lugemanni, ex Cantonensis, è piuttosto esigente riguardo i parametri dell'acqua, a differenza dei suoi parenti del genere Neocaridina. Si dice che l'intero ceppo Crystal Red sia stato creato da soli 3 gamberetti, il che lo rende estremamente delicato per motivi dovuti alla sua inevitabile consanguineità. Questo spiega perché sono molto più sensibili rispetto alle altre specie. Pertanto, quando si tratta di allevare gamberetti così delicati, si consiglia di affidarsi all'esperienza degli allevatori di successo al fine di conoscere le migliori linee guida per il loro corretto mantenimento. Descrizione e aspetto del gamberetto Crystal Red. I gamberetti Crystal Red sono gamberi piuttosto piccoli, che crescono fino a una dimensione massima di circa 2,5 o 3 cm. Ovviamente, non esistono in natura. Nella creazione della Caridina Crystal Red è intervenuta una mutazione spontanea recessiva. Infatti, questa varietà è in effetti derivata dall'allevamento in cattività del gamberetto normalmente definito B-Shrimp, o in italiano ape, originariamente conosciuto come Caridina Cantonensis di origine giapponese. Mentre i normali B-Shrimps hanno strisce arancioni, bianche e nere sulle parti del corpo, i gamberi rossi Crystal hanno sviluppato il colore di base rosso che ha dato loro il nome. Il colore rosso, insieme alle strisce bianche, ha creato un aspetto unico che affascina molti acquariofili. Va notato che anche i molti diversi pattern di colorazione hanno dato un enorme contributo alla popolarità del gambero Crystal Red. Il comportamento delle Crystal Red. Questa specie è molto pacifica, e gli altri abitanti dell'acquario, se ve ne sono, non hanno nulla da temere da loro. Possono essere facilmente allevati insieme a pesci, a patto che siano pesci che non predano i gamberetti. La dieta del gambero Crystal Red.
Come la maggior parte dei gamberetti d'acqua dolce, sono onnivori e mangeranno praticamente qualsiasi tipo di cibo che riusciranno a trovare nell'acquario. Bisogna sempre ricordare che i gamberetti sono animali spazzini in natura, e mangeranno tutto ciò che trovano. Di norma non sono abituati a una fonte di cibo sempre uguale e costante. Pertanto, possono essere nutriti con una infinità di cibi diversi. Tuttavia, è meglio dare loro una quantità di cibo che possano finire entro 2 o massimo 3 ore. Non è bene nutrire in eccesso, poiché il cibo in avanzo può inquinare l'acqua. Inoltre, è molto utile non nutrirli per 1 o 2 giorni a settimana. Questo digiuno sarà molto salutare e non danneggerà i gamberetti e permetterà loro di ripulire i loro sistemi digerenti. Tali periodi di digiuno permettono anche alla vasca di depurarsi e di mantenere ottimali condizioni dell'acqua. Per evitare qualsiasi potenziale inquinamento del substrato, è indicato usare le apposite mangiatoie in vetro per alimentare i gamberetti. Tali dispositivi permetteranno di ridurre al massimo il degrado di cibo nel fondo. Ricorda che per alimentare la caridine baby, che sono molto piccole, è importante utilizzare del cibo in polvere. Anche le foglie di mandorlo indiano o foglie di catappa sono un'ottima fonte di cibo naturale che di solito usano anche gli allevatori professionali. Le foglie di mandorlo indiano verranno colonizzate da microrganismi e forniranno nutriente biofilm ai tuoi gamberetti. Dopo qualche tempo queste foglie si degraderanno e i gamberetti se ne nutriranno molto volentieri. Pertanto, le foglie di catappa rivestono un ruolo fondamentale nella nutrizione in un acquario di gamberetti nani e caridine. Un altro grande vantaggio è che le foglie di mandorlo indiano aiutano ad abbassare il pH. Un'altra fonte di cibo per loro fondamentale è il cibo arricchito con calcio o blocchetti minerali con calcio. Questi apporti nutritivi permetteranno loro una muta sana e senza problemi. Non è necessario tenere le Crystal Red in vasche molto grandi. Tuttavia, è molto importante mantenerle in condizioni molto specifiche. Questa specie è piuttosto sensibile e non reagisce bene ai cattivi valori dell'acqua. Significa che una vasca da minimo 40 litri è una scelta ottimale, soprattutto se sei nuovo a questo hobby. Più grande è la vasca che hai, più facile sarà mantenerla stabile. Ovviamente, l'acquario deve essere maturo da almeno 30 o 60 giorni e completato anche a livello di arredi e piante prima dell'introduzione di qualsiasi gamberetto. È indispensabile sottolineare nuovamente quanto possano essere delicati questi gamberetti. Ecco perché i parametri dell'acqua devono essere perfetti e stabili. Inoltre, molti allevatori di gamberi hanno notato che non appena ci si avvicina a gradi di selezione molto elevati, i parametri dell'acqua diventano ancora più importanti. La ragione di ciò è dovuta quasi sempre ad una selezione generata da pochi esemplari di alta qualità, ovvero consanguinei provenienti dallo stesso ceppo genetico. Pertanto, a causa dell'allevamento altamente selettivo, i gamberetti Crystal Red e Crystal Black possono spesso essere più delicati e suscettibili alle malattie e risentono anche di lievi cambiamenti delle condizioni dell'acqua. Quindi, è necessario mantenere i parametri dell'acqua entro i valori corretti e questi valori devono rimanere stabili. È inoltre fortemente consigliato allevare questa specie su un substrato attivo che funga da tampone per tali valori, ovvero un substrato allofano. Substrati ideali per Crystal Red. È indispensabile disporre di un substrato attivo che normalmente viene definito allofano o terra allofana. Fortunatamente, sul mercato sono disponibili molti substrati di tale tipo. Il substrato allofano mantiene il pH e il KH ad un livello costante. Ciò significa che se la tua acqua ha un pH o un KH più alti di quanto consigliato, il substrato farà da tampone a tali valori e li ridurrà automaticamente entro il range per cui è stato progettato. È indispensabile che il substrato sia maturo. Generalmente, ci vorranno da 1 a 2 mesi perché ciò avvenga. Parametri dell'acqua nel serbatoio di gamberetti Crystal Red. Come ad ogni gambero, a queste caridine piace la stabilità e detestano i cambiamenti. Mantenere il pH basso e stabile è dunque molto importante. Valori di pH pari a 6 non sono di norma graditi, a meno che gli esemplari non siano abituati da molto tempo a vivere in tali condizioni. I valori ottimali consigliati sono tra 6.6 e 7 di pH. Per avere gamberetti sani e riproduttivi è consigliato proprio questo intervallo di pH. È abbastanza facile ottenere tali valori grazie all'utilizzo di prodotti specifici che permettono di remineralizzare l'acqua,
e grazie al fondo allofano di cui si è parlato in precedenza. Per quanto riguarda il valore TDS, da 140 a 160 parti per milione, è un range per loro ottimale. Tali valori corrispondono a minimo 216 microsiemens al centimetro e massimo 250 microsiemens al centimetro. Alcuni allevatori esperti riescono ad avere colonie sane e prospere con parametri inferiori o superiori a quelli consigliati. Tuttavia, ci vuole del tempo per abituare i gamberi a quei parametri e può risultare particolarmente complesso farlo. La cosa più ovvia è dunque assecondare le esigenze naturali degli animali e non forzarli a vivere in condizioni per loro non adatte. Correlazione tra il substrato tamponato e KH. Per durezza dell'acqua si intende un valore che esprime il contenuto totale di ioni di calcio e magnesio, dovuti alla presenza di sali solubili nell'acqua, e di eventuali metalli pesanti presenti nell'acqua. Generalmente con questo termine si intende riferirsi alla durezza totale GH. La durezza totale è la somma della durezza permanente, che esprime la quantità di cationi rimasti in soluzione dopo ebollizione prolungata, e della durezza temporanea KH, che per differenza tra le precedenti durezze, esprime sostanzialmente il quantitativo di idrogenocarbonati, o bicarbonati, presenti nell'acqua prima dell'ebollizione. Il valore KH indica la quantità di carbonati e bicarbonati disciolti in acqua. Tale valore funge da tampone per il pH dell'acqua. Ovvero più il KH è alto e più il pH sarà stabile. Di norma si hanno valori di KH medi in acqua di rubinetto, valori molto alti in acqua proveniente dai laghi salati o marina, e valori tendenti a zero con acqua demineralizzata o da impianto ad osmosi inversa. Come interagiscono l'acqua e il fondo allofano? Essendo il fondo allofano o attivo, sostanzialmente un sistema tampone o di buffering per il pH. Esso ha lo scopo di abbattere il KH e di abbassare il pH entro valori predefiniti. Il terreno allofano ha dunque proprietà acide o acidificanti, le quali abbasseranno il pH e lo manterranno intorno a una media di 6,7. Ogni tipo di fondo è progettato e realizzato per un determinato valore di solito riportato sulla confezione. Tale capacità tampone, però, non è eterna, ovvero tende a diminuire ed esaurirsi col tempo. Specialmente se viene utilizzata acqua con KH superiore a zero, il terreno perderà velocemente parte della sua capacità acidificante al fine di abbattere il valore KH fino a zero. Quando il terreno avrà consumato tutta la sua fonte di ioni idrogeno acidificanti, non abbasserà più il pH e diventerà di conseguenza esausto o inerte. Utilizzare acqua con valori di KH medi o alti esaurirà molto velocemente il substrato. Utilizzare acqua demineralizzata arricchita solo con GH+, ovvero solo con sali che aumenteranno la durezza permanente, permetterà di rendere la sua vita utile molto più lunga. Il fondo esausto, divenuto inerte, sarà un substrato ideale per allevare altre specie di caridine e neocaridine che non necessitano di substrato attivo. Nella norma un fondo allofano dura circa 2 anni se utilizzato con acqua avente KH0. Più alto sarà il valore KH dell'acqua utilizzata nei cambi e più velocemente il fondo perderà le sue funzioni attive. Per abbassare il valore di pH possono essere d'aiuto legni o foglie di catappa o mandorlo indiano. Anche le foglie di quercia si usano da tempo a tale scopo. I tannini rilasciati dal legno contengono acido tannico, che è un acido debole che contribuisce ad abbassare il pH. Acqua da osmosi inversa. RO, nella vasca dei gamberetti Crystal Red. Utilizzare acqua demineralizzata proveniente da impianti ad osmosi inversa, remineralizzata unicamente con GH+, ovvero aumentare la sola durezza permanente, permetterà al fondo di durare molto più a lungo. Addirittura in alcuni casi le colonie continuano a prosperare anche dopo che il substrato è stato esaurito. Pertanto, è decisamente e altamente raccomandato utilizzare acqua RO o acqua purificata e demineralizzata, anche solo per il fatto di garantire al fondo allofano una lunga vita. La temperatura nella vasca dei gamberetti Crystal Red. La temperatura ideale per i gamberetti Crystal è di minimo 21 gradi e massimo 23 gradi centigradi. Nella maggior parte dei casi questa è la temperatura dell'ambiente in cui viviamo, per cui spesso non è necessario un riscaldatore.
Tuttavia, se non è possibile mantenere queste temperature o se ci sono fluttuazioni significative della temperatura stessa nell'arco della giornata, un riscaldatore può essere molto utile. Per contro, in estate sarà importante intervenire con sistemi di raffreddamento al fine di non superare mai tali temperature. Prevenire eventuali fluttuazioni improvvise della temperatura aiuta a mantenere la vasca e le condizioni fisico-chimiche al suo interno il più stabili possibile. pH e temperatura versus batteri nitrificanti. Come già detto, questi gamberetti necessitano di una vasca con fondo e filtro molto maturi. Una volta sviluppata, la popolazione dei batteri utili in vasca, Nitrobacter, Nitrosomonas e Nitrospira, sarà direttamente proporzionale alla quantità di ammoniaca o nitriti disponibili che sono necessari al loro sostentamento. Come già sappiamo, però, i gamberetti Crystal preferiscono un pH e una temperatura relativamente bassi. E qui arriva la parte interessante. Il pH ha un effetto diretto sui batteri nitrificanti. Ad esempio, per raggiungere il 100% di efficienza di questi batteri, è necessario avere un pH di 8,3. Se hai pH 7.0 l'efficienza scende al 50%, e con pH 6.5 è solo il 30%. Con pH 6.0 la loro efficienza cade ad un valore del 10%. Al di sotto di pH 6, i batteri entrano in uno stato di dormienza e cessano di effettuare le loro funzioni nitrificanti. Fortunatamente, in acqua acida, pH inferiore a 7, l'ammoniaca si ionizza automaticamente e diviene ammonio che è sostanzialmente innocuo. Fortunatamente la scarsa efficienza dei batteri nitrificanti con pH inferiore a 7 è compensata dalla conversione di ammoniaca in innocuo ammonio. Per rimuovere accumuli di ammonio in vasca è sempre indispensabile fare gli opportuni cambi d'acqua oppure inserire piante con radici aeree che tenderanno ad assorbirlo come nutrimento. La temperatura influisce anche sul tasso di crescita dei batteri nitrificanti. Tale tasso di crescita sarà ottimale a una temperatura compresa tra 25 e 30 gradi centigradi. Ad una temperatura di 18 gradi la loro efficienza calerà al 50%. Sia a 0 gradi che a 100 gradi, rispettivamente congelamento ed ebollizione, i batteri muoiono. Come possiamo vedere, l'ecosistema nelle vasche dei gamberetti Crystal è molto fragile a causa della bassa attività dei batteri benefici. Pertanto, è fondamentale monitorare molto attentamente tutti i parametri dell'acqua. Filtrazione in vasca per le Crystal Red. Una filtrazione realizzata con filtri ad aria in spugna è normalmente più che sufficiente per le vasche contenenti questi animali. Piante e Crystal Red. Le piante non sono obbligatorie per allevare questi gamberetti. Piante come la lattuga d'acqua o i muschi possono essere di grande beneficio per le vasche dei gamberetti Crystal Red. È fortemente sconsigliata l'anidride carbonica nelle vasche contenenti Crystal Red. Lattuga d'acqua. Questa pianta ha radici molto lunghe, che forniscono un bel po' di superficie su cui i gamberetti possono pascolare. Le radici aeree garantiscono una ottimale filtrazione dei nutrienti direttamente nella colonna d'acqua. Un altro vantaggio di questa pianta è che è una grande mangiatrice di nitrati. La lattuga d'acqua ridurrà, e in alcuni casi rimuoverà totalmente, tutti i nitrati nel serbatoio. Muschio. Questa pianta è ottima in vasche con qualsiasi valori. Rotala rotundifolia, o rotala nana, la cosa buona di questa pianta è che di solito cresce alta quanto la vasca in cui la metti. Non è dunque necessario potarla un sacco di volte o tagliarla. Quando raggiunge la superficie dell'acqua, il più delle volte smette di crescere e fa germogliare una nuova pianta, invece di continuare a crescere e sovraffollare l'acquario. Riproduzione dei gamberetti Crystal Red. Come con tutti i gamberi, può essere molto difficile distinguere tra maschi e femmine allo stadio giovanile. Una volta che le femmine raggiungono l'età adulta, si possono invece facilmente distinguere tra loro. Le femmine sono facili da identificare in quanto sono più grandi e hanno anche un ventre ricurvo. La sacca ovarica invece è quasi sempre non visibile a causa della colorazione. I gamberetti Crystal impiegano un po' più di tempo per raggiungere la maturità sessuale, in genere circa 4 o 5 mesi. Probabilmente perché preferiscono temperature leggermente più fresche. Quando raggiungono una dimensione di poco più di 2 cm, i gamberi sono pronti per riprodursi. I gamberi Crystal Red sono molto prolifici proprio come le neocaridine Davidi.
il che significa che le femmine portano le uova sotto i pleopodi per circa 30 giorni, le quali si schiudono in versioni in miniatura degli adulti. Teoricamente, alle temperature più elevate, le femmine possono rilasciare fino a 30 gamberetti completamente sviluppati ogni 5 o 6 settimane. Sfortunatamente, una temperatura più alta aumenterà il loro metabolismo e ridurrà la durata della loro vita. Prolungate alte temperature dell'acqua si traducono in una maggiore mortalità e in una minore sopravvivenza delle uova. L'acqua più calda porterà gli invertebrati alla maturità sessuale prima, ma con una dimensione corporea inferiore rispetto all'acqua fredda. Mantenere la temperatura al di sotto dei 23 gradi Celsius diminuisce il rischio di infezioni batteriche e ciò consente ai tuoi gamberi di vivere una vita più lunga e felice senza essere sempre super stressati dalle riproduzioni. Baby Crystal Red e Black. Le caridine Crystal Red e Black hanno il pattern rosso o nero e bianco fin dai primi giorni. Tuttavia, la classificazione della prole non può essere eseguita finché non è un poco accresciuta. Questo perché nelle piccole non è possibile vedere il dettaglio del pattern che ne identifica il grado di selezione. Come con la neocaridina Davidi, se si introduce un gambero di qualità superiore nella colonia, sarà ragionevole aspettarsi un aumento di qualità nei futuri esemplari della colonia stessa. I gamberetti ornamentali Caridina Logemanni Questo Very Black sono tra i più belli gamberetti d'acquario che conosciamo. Sono gamberetti estremamente popolari in questo hobby. Sono però animali fragili e difficili da allevare. Ecco perché non sono gamberetti per principianti. Tuttavia, diventa abbastanza facile allevarli e riprodurli, una volta acquisita la giusta esperienza. Gradi di selezione della caridina Crystal Red e Black. Esistono due sistemi di classificazione principali. Sistema di classificazione tedesco, da K0 a K14. E sistema di classificazione internazionale, da C ad SSS. Tuttavia, il principio in entrambi i sistemi è lo stesso. In generale, maggiore è la copertura bianca e più è accentuata la opacità dei colori stessi, maggiore è il grado di selezione e maggiore è il valore del gamberetto. Pertanto, se decidi di allevare le caridine Crystal Red, devi familiarizzare con i sistemi di classificazione. Altrimenti un giorno avrai un paio di gamberi da centinaia o migliaia di euro che nuotano nella tua vasca, ma non lo saprai mai. Alcuni esemplari possono raggiungere anche valori che superano i 3.000 euro. Vediamo quindi nel dettaglio cosa definisce un gambero rosso Crystal di alta qualità. Nota: la classificazione e gradazione vale sia per le Crystal Red che Crystal Black. Nozioni base sulla classificazione. Uno dei fattori più importanti è l'intensità e il numero di strisce, rosse e bianche o nere e bianche. I punti trasparenti sulle aree bianche abbassano il grado del gambero. Quindi, se il colore bianco non è intenso o il colore non è completo e puoi vedere la struttura interna del gambero, il grado del gambero sarà basso. A volte i gamberi possono perdere temporaneamente colore a causa dello stress che può essere dovuto a molti fattori. Classificazione del colore e classificazione del pattern. La classificazione o gradazione si basa su due fattori, la colorazione e il pattern. La gradazione del colore si basa sulla trasparenza. Se un gamberetto è di colore solido, uniforme e non trasparente, è un gambero di alta qualità nell'aspetto cromatico. La classificazione del pattern si basa invece sulla quantità di bianco rispetto al rosso o al nero. Più il colore bianco è diffuso, più alto sarà il grado del gamberetto. I gradi di selezione vanno dal grado C, il più basso, con la maggiore quantità di colore rosso o nero, a SSS+, il grado più alto, con la minor quantità di rosso o nero. In ordine, dal minore al maggiore, i gradi sono C, B, A, S, SS, SS+, SSS e SSS+. In Germania, i fratelli Logemann hanno sviluppato la scala tedesca della classe K da 0 a 14. K0 ha la proporzione più bassa di bianco sul corpo del gambero e il gambero K14 ha l'esoscheletro quasi completamente bianco. K0. Quasi completamente rosse, molto trasparenti e poco bianche. K4. Ha 4 strisce bianche. K6. Dente, di tigre o banda a forma di V. K8. Inomaru, K10.
doppio, Inomaru, mezzaluna, K12, Mosura, K14, Mosura Crown Corona, cuore, fulmine. Sistema di classificazione dei colori da C ad SSS e da K0 a K14. Gamberi Crystal Red di grado SSS o K14. Le caratteristiche principali delle Crystal Red di grado SSS sono: in generale, il colore bianco domina completamente, oltre il 75%. Il rostro, l'addome e la coda hanno un ricco colore bianco. Il carapace è di colore rosso con grandi macchie bianche. Potrebbero esserci piccoli punti o macchie rosse sull'addome. Nota: gli SSS non sono valutati uniformemente. Alcuni di essi possono avere un valore molto più alto di altri, a seconda di alcune caratteristiche come il colore degli occhi, la colorazione delle zampe, colorazione uniforme delle antenne. Man mano che la classificazione aumenta, ci sono ancora più fattori che possono rendere un singolo esemplare più pregiato rispetto ad altri dello stesso grado, come i diversi pattern di rosso o nero. Gambero Crystal Red di grado SS o K8, K10. Le caratteristiche principali delle Crystal Red di grado SS sono: il rostro e la coda sono nella maggior parte dei casi completamente bianchi. I puntini bianchi sul carapace rosso sono molto evidenti. La maggior parte dei segmenti addominali è bianca con alcune macchie rosse sulla parte superiore dei segmenti addominali. Gamberi Crystal Red di grado S+. Le caratteristiche principali delle Red Crystal di grado S+, sono: il rostro e la coda sono quasi bianchi con qualche puntino rosso. Il carapace rosso inizia ad avere punte bianche. Le strisce bianche sui segmenti addominali sono molto chiare, uniformi, intensamente colorate. La quantità di colore bianco prevale sul rosso in generale. Gamberi Crystal Red di qualità S o K6. In alcuni casi, il grado A può essere erroneamente, o intenzionalmente, etichettato come grado S, pertanto è molto importante ispezionare ogni esemplare. Il grado S ha una maggiore solidità del colore rispetto al grado A. Le caratteristiche principali delle Red Crystal di grado S sono: il rostro e il carapace sono rossi. La colorazione rossa aggiuntiva si trova più lungo i lati del corpo. La colorazione è relativamente opaca con più bianco sui segmenti addominali. Le strisce bianche sull'addome sono più chiaramente definite. Il colore è molto più uniformemente separato tra bianco e rosso o nero. Gamberi Crystal Red di categoria A o K4. Questo è il grado più popolare per i principianti in termini di prezzo e qualità. Le caratteristiche principali di questa classe sono: la quantità di colore rosso prevale sul bianco, rostro e coda leggermente rossi, colorazione rossa macchiata e trasparente. Le strisce rosse sull'addome sono abbastanza distinte, ma l'uniformità del colore rosso inizia a deteriorarsi rispetto al grado S. L'intensità del colore bianco non è forte o solida. Il colore bianco non è uniformemente distribuito sui segmenti addominali. Ci sono punti stretti e trasparenti alle giunzioni dei segmenti addominali tra rosso e bianco. Gamberi Crystal Red di categoria B o K2. Secondo la classificazione K2, il colore del carapace è con distribuzione non uniforme del rosso, interrotto da parti bianche e trasparenti, solitamente sotto forma di bande orizzontali più o meno pronunciate. Il ventaglio di coda è solitamente rosso o trasparente con alcuni punti bianchi. Le caratteristiche principali di questa classe sono: rostro e coda leggermente rossi. Il colore rosso non è intenso. Le strisce rosse sull'addome sono indistinte. Strisce bianche dipinte male con molti punti trasparenti. Una quasi totale mancanza di bande completamente bianche. Gamberi Crystal Red di grado C o K0. Secondo la classificazione K0, il colore del carapace è debolmente rosso, interrotto da parti bianche e trasparenti, solitamente sotto forma di bande orizzontali più o meno pronunciate. Il ventaglio di coda è solitamente rosso o trasparente con alcuni punti bianchi. Le caratteristiche principali di questa classe sono: il rostro e la coda sono semitrasparenti con un minimo di colore rosso. Le strisce bianche sull'addome sono molto sottili e mal dipinte. Ci sono strisce completamente trasparenti invece del colore bianco. Il colore rosso è irregolare quasi ovunque. Ci sono molti punti trasparenti.
Il numero di strisce bianche sottili e rosse può essere variabile. Nota: non molto tempo fa, alcuni allevatori di gamberi hanno tentato di allevare una Crystal Red completamente rossa senza alcuna macchia bianca. Questi esemplari sono chiamati gamberetti Super Crystal Red e sono disponibili in commercio, nonostante non siano ancora totalmente rossi. Gradazione del colore versus gradazione del pattern. A volte i gamberetti possono essere del pattern di grado più alto, SSS o SS, ma con il grado di colore più basso. Quindi, viene spontaneo chiedersi se conta più il pattern o il colore. La risposta è che è molto più importante il colore. Qualsiasi trasparenza nei colori con qualsiasi pattern, infatti, declassa totalmente l'esemplare. Classificazione del pattern. La classificazione dipende dal disegno presente sulle seguenti parti del corpo: rostro, carapace, segmenti addominali e coda. Gamberi Crystal Red di grado SSS o K14. Smiley Faces, K14. Questo pattern ha vinto il premio Best in Show agli Australian Shrimp Championships 2015. Questi gamberetti hanno un colore bianco davvero solido con il rosso sulla testa e con un trattino proprio dietro. Pertanto, gli allevatori di gamberi li chiamano faccine sorridenti. Mossua Crown, SSS. È un semicerchio che ricorda una corona, situato sulla parte superiore o laterale della testa. È un segno rosso a forma di due grandi rombi, collegati alla cima con un piccolo rombo al centro. Mossua Flower, SSS. I lati rossi del carapace hanno una macchia bianca, che ricorda il fiore. Mossua Heart, SSS. C'è un trattino sulla parte superiore del carapace rosso, che ricorda il cuore. In Giappone, capita che alcuni gamberi SSS vengano venduti per enormi somme di denaro nelle aste online, solo perché hanno una macchia rossa di forma insolita e bella sul guscio. Ad esempio a forma di fiore, geroglifico, corona, eccetera. Ai gamberi vengono spesso dati nomi romantici a seconda della forma bizzarra della macchia rossa sul guscio. Gambero Crystal Red di grado SS o K8, K10. Inomaru, sole nascente, K8. Il colore del carapace del gambero è rosso, interrotto da bande orizzontali bianche. Nel gambero K8, la fascia rossa sull'addome è ridotta a un semplice punto o cerchio. Doppio Inomaru, K10. Ha lo stesso schema dell'Inomaru semplice, ma c'è un altro puntino, invece di una banda, sulla coda. Stop o segnale di divieto di accesso, no entry, K8. Il colore del carapace del gambero è rosso, interrotto da bande orizzontali bianche. Nel gambero K8, la banda rossa sull'addome è ridotta a una semplice macchia, che ha una piccola linea bianca a forma di punto all'interno della macchia. Il ventaglio di coda di questa variante di colore del gambero è solitamente rosso e bianco o tutto bianco. Half Moon, K10. Il colore del carapace del gambero è rosso, interrotto da bande orizzontali bianche. La fascia rossa sull'addome è ridotta a una piccola macchia, che sembra un semicerchio. Piccole labbra, K10. Il colore del carapace del gambero è rosso, interrotto da bande orizzontali bianche. La fascia rossa sull'addome è ridotta a un semplice punto, diviso da una linea bianca, a differenza del modello Stop. Gamberi Crystal Red di qualità S o K6. Denti di tigre. Il colore del carapace è rosso, interrotto da bande orizzontali bianche. Nel gambero K6, la fascia rossa sull'addome presenta due punte tipiche rivolte verso il basso che ricordano due zanne di tigre. Il ventaglio della coda è solitamente tutto bianco, a volte rosso con punti bianchi. V-banded. Il colore del carapace è rosso, interrotto da bande orizzontali bianche. Nei gamberi K6, la fascia rossa sull'addome ha forma di V o ha una punta rivolta verso il basso. Il ventaglio della coda è solitamente tutto bianco, a volte rosso con punti bianchi. 4 bande bianche. Il corpo del gambero ha 4 bande bianche e 3 bande rosse. 3 bande bianche. Il corpo del gambero ha 3 bande bianche, 2 bande rosse e l'intera coda è rossa o semirossa. Conclusione: è un compito molto complesso effettuare una corretta gradazione delle Crystal Red. Nessuna delle guide esistenti può spiegare completamente la complessità delle colorazioni delle Crystal Red. Il problema è che,
Alla base della valutazione c'è l'opinione soggettiva. La regola di base è che nella classificazione dei gamberetti Crystal, maggiore è la colorazione bianca, maggiore è il grado di selezione e il valore dell'esemplare. Tuttavia, esistono moltissime sfumature di pattern e di colore che influenzano il grado stesso, che vanno tenute in considerazione.